Ciao, mi chiamo Pietro Elia, in arte Pizzo, e sarò tuo tutor per questo corso di scrittura rap PM Zone. Il rapping è una delle principali dimensioni della cultura hip hop, assieme allo scratching o DJing, al writing, al breaking e al beatboxing. I rappers vengono anche chiamati MCs, che è la sigla di Master of Ceremonies, maestri di cerimonia. Infatti i rapper, nei loro concerti, non si limitano a cantare le loro canzoni, ma devono anche intrattenere il pubblico con tutto l'insieme della loro performance. Una barra, concetto che approfondirò meglio nella prossima video lezione, è normalmente composta da cassa, rullante, cassa, cassa, rullante. Quindi, ho detto normalmente perché questo è un corso base e mi limito a spiegarti la struttura metrica più semplice possibile. La prima colonna è lo spazio all'interno del quale devi scrivere le parole che devi rappare nell'intervallo di tempo della prima parte della sequenza. Più semplicemente, le parole che riesci a dire mentre la batteria fa boom, ciak. Nella seconda colonna scrivi le parole che devi rappare mentre la batteria della base fa boom, boom, ciak. Gli schemi metrici più utilizzati sono quindi la rima baciata, AABB, ad esempio suono, tuono, pane, cane. La rima alternata, ABAB, ad esempio suono, pane, tuono, cane. E la rima incrociata, ABBA, quindi suono, pane, cane, tuono. Mi limito a questi, che sono i principali schemi di rime.